L'ultima occasione con cui ho avuto il piacere di stare con Angelo, e vi dico che ci siamo divertiti un mondo. Eravamo a Greve in Chianti, dove Alberto Becistà ci aveva convocati, e avevamo inaugurato la piazza di Terra Madre, e poi eravamo stati a cena assieme, e poi l'occasione era preziosa per me, perché a margine della presentazione del libro di Terra Madre potevo incontrare il gruppo dirigente di Città Slow e esplicitare a loro l'esigenza di una mobilitazione per sostenere questa grande manifestazione. Che vedete, dovete sapere che questa manifestazione, che ha dell'incredibile, e che se dovesse avere un bilancio pubblico sarebbe quasi insostenibile, è sì fattibile per lo sforzo grande, deciso, della città di Torino e della regione Piemonte, ma questo sforzo corrisponde attorno al 30-35% delle risorse che sono necessarie per mettere in piedi questa baracca. Allora, cosa fa il presidente internazionale? Chiede a tutte le condotte del mondo di contribuire, chiede a tutti gli amici di essere vicini, perché vedete, questo modo di far politica è molto diverso da quello con cui viene intercettata la politica. È la politica degli umili, è la politica della gente che non ha incidenza forte né sui media e per certi versi non è neanche legittimata dalla politica stessa e anche dalle organizzazioni internazionali. Se io penso al divario che c'è in questo momento tra Terra Madre e la FAO, dico che non ho dubbi dove devo restare. E allora, per consentire a questa politica di continuare ad andare avanti, andiamo a chiedere alla rete, alla grande rete di Slow Food e di Terra Madre, di essere parte attiva. E da questo punto di vista, io condivido quello che diceva Sergio, guardate che si potrà dire tanto, anzi io non sono rispettoso della politica, ma guardate, non toccate i sindaci per piacere, perché è ancora un livello di impegno che non ha paragone rispetto a tante altre istanze della politica, perché è il livello più umano, più politico vero, perché devi per forza rendere conto alla gente, e vuoi raccontare la rama, la fava e l'ideologia e altre storie, c'è bisogno che i cittadini vedano le cose pratiche, c'è bisogno che ci si confronta su come spendi i soldi. E se io penso al lavoro incredibile che fanno le migliaia di sindaci non solo in Italia ma nel mondo, credetemi, in tutto il mondo, dico che questa è la faccia bella della politica. Sì, ci saranno anche quelle che deragliano, ma la massima parte, credetemi, ha un rapporto diretto, forte. E io questo lo vivo anche con gli amici di Città Slow, perché da quando è partita questa idea proprio da un sindaco di Greve in Chianti, e poi dopo si è sviluppata e adesso addirittura ha un pandà internazionale, vedo con quanta passione le tematiche del movimento vengono assorbite dalle città e quanto si lavora in sintonia. Dove cresce Slow Food c'è anche le città Slow, dove c'è città Slow c'è Slow Food e c'è anche Terra Madre. E allora ero andato a dire: ragazzi, dateci una mano,
mobilitate queste città, fate in modo che il grande evento di Terra Madre possa continuare, possa essere fecondo, eccetera. E ovviamente trovare un'accoglienza straordinaria. E mi dispiace di non aver mantenuto l'impegno, perché Angelo mi ha detto: guarda, mi do da fare, vedrai che sarà un gran risultato, ma tu devi promettere che vieni giù a trovarci. Di sicuro devo dire che è una promessa che io faccio sempre, poi dopo, santo cielo, ecco. Però il Cilento, quel posto, quella persona mi intrigava di andarci, e ci andrò, ragazzi, vengo di sicuro, perché una cosa che mi aveva impressionato, mi aveva già impressionato al congresso quando aveva fatto l'intervento, ma mi aveva impressionato ancora di più a Greve, era con quanta passione parlava della sua città. C'era proprio l'aspetto affettivo, l'intelligenza affettiva, il voler bene al proprio popolo, alla propria realtà, si teneva come fosse proprio la casa, dei suoi sentimenti, delle sue passioni, della sua identità. E poi la notte fu lunga, perché io abbi pazienza, ma devo dire la verità, così almeno hai anche un ricordo meno mesto, perché uno sciagurato di Salumaio, che sta lì nella piazza di Greve in Chianti, venne sollecitato da noi ad andare ad aprire il negozio per tirare fuori il prosciutto della cinta senese. Cosa succede? Il Salumaio tira, molla, alla fine parte, va, apre il negozio e è scattato l'allarme, di cui lui non sapeva come chiuderlo. Quindi quella notte tutta Greve in Chianti fu svegliata. Il sindaco di Greve in Chianti, che vedo là, che era già andato a dormire, abbiamo svegliato e ha detto: ma scusa, sei il sindaco, guarda che casino che sta succedendo qui, qui sono tutti in piazza che non sanno più dove muovere. E lui, che non è un buon sindaco, perché un buon sindaco si sarebbe messo vestito e venuto lì a vedere cosa stava succedendo, ci ha mandato a quel paese amabilmente. Ecco, una gran bella serata, e dire nello spirito di amicizia che noi dobbiamo tenere sempre fermo e dobbiamo sempre coltivare. Vedete, la morte è un momento significativo. Combinazione, io e questo mio amico, in questi ultimi 2 mesi entrambi abbiamo perso il nostro papà, va bene? E la perdita di un padre è un elemento importante. È un momento di svolta. Io mi rendo conto che per certi aspetti adesso assomiglio più a mio padre, perché cosa succede? Che queste cose ce le portiamo dentro. Non c'è dubbio che Angelo Vassallo ha dato all'Italia in questi 40 giorni molto di più di quello che poteva dare qualsiasi persona di buona volontà, perché il suo esempio è stato trasversale, non c'è stato una scalfittura, e tanti non sapevano neanche come si muoveva, però tutta Italia si è identificato in questa etica, in questa morale, e devo dirtelo, noi siamo orgogliosissimi che era di Slow Food, che era di Città Slow. Siamo orgogliosissimi, perché questo vuol anche dire che i nostri sentimenti sono forti e che la nostra amicizia non cade. Siamo tutti di passaggio, siamo tutti di passaggio. Guardate, un bel segnale, abbi pazienza, non vale per tuo papà, ma io lo dico anche per stemperare le cose, santi Dio. Un bel segnale è che andiamo tutti allo stesso posto. Ma c'è anche un'altra cosa: quando è morto mio papà, Luciana Castellina mi ha scritto una lettera, mi ha detto: ti sono molto vicino, eccetera eccetera. Del resto, guarda,
dobbiamo morire tutti, o prima o dopo, lei ha 80 anni, e qui è Arzilla che gira, e dice, tu pensa se non ci fosse la morte a fare un po' di giustizia anche rispetto a noi della sinistra. Se oggi dovessimo ancora avere il mezzo Carlo, Spartaco, Rosa, abbiamo già un casino enorme con quelli che ci sono, ci fossero anche quelli di prima, sarebbe tremendo. Ecco, io penso che quando qualche amico, qualche persona ci lascia, e oltretutto ci lascia in questo modo così drammatico, così violento, dove la sofferenza è enorme, noi dobbiamo trovare il coraggio di prendere quello che ci ha dato, metterci la sporta sulle spalle e continuare il cammino, con forza, con determinazione. E allora, io voglio dire una cosa, sono arrivati qui i soldi che mi aveva promesso, va bene? E domenica annuncerò a tutto il popolo di Terra Madre che quest'anno l'obiettivo sarà di aprire in un anno 1000 orti in Africa, nei villaggi, nelle scuole, negli ospedali, va bene? E allora io domenica dirò, i primi 20 orti sono già sottoscritti, datevi da fare, mobilitatevi, va bene? Perché questo sogno dei 1000 orti possa diventare realtà. E certo, non sono fiori, però saranno melanzane, pomodori, saranno fiori prestigiosissimi per i nostri fratelli africani, molto più dei fiori. E quello che è importante è che li coltiveranno loro, che saranno loro a farlo, e che nel farlo in quel momento dovranno sapere che qualcuno, un angolo sperduto della nostra Italia, bellissimo, del Cilento, ha anche contribuito per fare quell'orto. E io penso che questo messaggio devi portarlo nel cuore, ragazza, devi essere orgogliosa, e appena ci saranno, va bene? Io vengo giù, ma tu dovrai venire con me, andare a vedere sti orti, perché lì si vede la vita che continua, le idee che continuano, la forza delle idee, la forza della nostra missione. Noi siamo qui di passaggio, ma se passiamo con questo spirito, state pur certi che anche i piccoli momenti non sono trascorsi in vano. E certo, meritava di stare ancora sulla scena, meritava ancora stare sulla scena, però guardate, ogni tanto l'opera d'arte è anche quanto è breve. In questo caso abbiamo un'opera d'arte breve, è uscito prima dalla seta con violenza altrui, ma non c'è dubbio che lascerà un ricordo indelebile e continuerà la sua opera, quello che fai tu, quello che fa questa ragazza qui. Tenetela buona, è questa preziosissima, preziosissima, perché è lei l'anima che ha saputo portarla a Terra Madre, e lei continua questo spirito. Io non vedo l'ora di venire giù, di conoscere i pescatori, di portatemi a fare qualche giro anche della pesca, non vi garantisco che vi sarò di molto aiuto, ma quello che è sicuro è che vengo giù per trovare in quella terra Angelo, e lo troverò di sicuro. Grazie di cuore.